Lusitana, Lusitana, forza Lusitana. Dopo i positivi segnali di ripresa mostrati nelle ultime uscite, la Lusitana cerca continuità e soprattutto punti contro lo Stimigliano, fanalino di coda del girone. Amici di Fanner, un saluto dal G-Sport Village, decima giornata del girone D del campionato di Serie C2. Questa è Lusitana-Stimigliano. Pampana attaccato da Fernandez che riconquista la sfera. Allora Losito va a calciare. Grande intervento di Romano in corner. Magrini, c'è Rossini che controlla. Prova ad allargare col mancino, ma viene chiuso. Può ripartire allora lo Stimigliano. Va via sulla destra Urbanetti che trova lo spazio per concludere. Ed è il vantaggio degli ospiti. Dopo 9 minuti di gioco a segno il numero 11 Urbanetti. 1-0 Stimigliano. Campanelli sulla sua verticale, 1-2 con Fernandez, pallone ancora lì per il numero 5 che sigla subito il pareggio. Dura appena un minuto il vantaggio dello Stimigliano. Fernandez pareggia i conti. Campanelli centralmente per Fonti, spara alla porta, la copre Simone Fonti, poi dentro per Campanelli che va a colpire il palo. Dopo 20 minuti di gioco 1-1 tra Lusitana e Stimigliano, col corner battuto all'indietro per Fonti che prova a liberare il mancino. Un altro palo per la Lusitana. Prova a ripartire lo Stimigliano. Fonti intercetta. Allora Campanelli in area da campo avversaria. L'uscita di Romano. Fonti conclude sul fondo. Magrini ancora per Losito. Cerca il pallone sul secondo palo e Campanelli non trova la deviazione vincente. Lusitana ancora un passo dal gol. Suggerimento in avanti di Proietti che si incarica della battuta e la rimessa. Pallone ancora per il 14. Borgucci apre sulla destra, pallone verso il centro. Valenti e Ricci blocca sull'ottima trama dello Stimigliano. Losito, Fernandez, spola la porta ancora per Losito. Fernandez dentro per Losito che non riesce a chiudere. Al 26, un'altra chance per la Lusitana. Fermato, riparte Fernandez a gran velocità. Fernandez va fuori un avversario. Fernandez a tu per tutto con Romano. Tocca per Rossini e poi ancora Fernandez. Non riesce a concludere. Incredibile, sì, siamo fermi ancora sull'1-1. Ma fioccano le occasioni da rete. Campanelli allarga a destra dove c'è Magrini da solo. Chiude l'1-2 Magrini, Campanelli contro la limite dell'area. Dentro per Fernandez, scambio ancora con Campanelli e si salva sulla linea di porta lo Stimigliano. Ripartito con un buon ritmo questo secondo tempo. Magrini, Losito, Tagliaboschi. Va a cercare il secondo palo, lo colpisce in pieno. Campanelli, Rossini. Fa fuori un avversario, Rossini, diagonale, che si spegne al lato. Rossini, tocca per Losito, pallone di ritorno ancora per Rossini che calcia due volte Romano. Fernandez. Campanelli dall'altra parte per Rossini, ancora per Campanelli. Conclusione deviata che termina in corner. Laterale per la Lusitana. Magrini di prima verso il centro, Fernandez spara alla porta, lascia lì per Campanelli che riesce a insaccare il gol del 2-1. Ci ha provato in tutti i modi la Lusitana, sembrava stregata la porta dello Stimigliano. Arriva il gol di Campanelli, 2-1 Lusitana. Con Magrini che può andare a battere questo calcio di punizione, suggerimento in verticale per Fernandez che gioca attivamente, risponde per Campanelli dall'altra parte. Rossini esterno della rete, la poteva chiudere il 4. Crocco in verticale, Rossini chiude, Fernandez insegue questo pallone, c'è Romano in uscita, ma Campanelli intercetta e va da Fernandez a tu per tu con Romano. Campanelli è riuscito a sbagliare e arriva il triplice fischio. Lusitana batte Stimigliano 2-1, soffrendo tantissimo, creando anche tantissimo. Porta dello Stimigliano che, come detto in precedenza, sembrava stregata, ma alla fine è arrivato il gol di Luca Campanelli che permette ai ragazzi di Paternò di salire a quota 10 in classifica e trovare il terzo successo in campionato. Si poteva chiedere già nel primo tempo. Purtroppo quest'anno abbiamo questa pecca, diciamo, di subire troppe reti e farne pochissime. E fortunatamente poi è arrivato il gol in finale, diciamo, i tre punti è quello che importano, diciamo, sono quello che importano. E andiamo avanti soffrendo quest'anno.
e dobbiamo stringere i denti perché è importantissima. Sì, la prossima deve essere un'altra opportunità per fare 3 punti, andiamo su un campo difficile, ovviamente sempre con la solita umiltà dobbiamo cercare di portare a casa questi 3 punti. Il campo è difficile, loro sono bravi, stanno vivendo un momento abbastanza difficile come noi, ma sono una squadra molto organizzata. Dobbiamo ovviamente andare lì con la voglia di fare i 3 punti, perché è importante trovare continuità e arrivare alla vittoria prima della pausa natalizia.